Nella città di Fano non si perde tempo e nonostante il periodo e gli eventi natalizi già si pensa alla prossima edizione della manifestazione più dolce d'Italia dal 1347, ovvero il Carnevale. Questa mattina in sala della Concordia del Comune il rinnovato direttivo in carica per 4 anni ha presentato il nuovo manifesto d'autore, quest'anno realizzato per mano dell'illustratore e fumettista pesarese Alessandro Baronciani, che oltre alle figure principali ha realizzato anche dei particolari caratteristici di Fano come la musica rabita, la moretta, i dolciumi. Rappresenta lo spirito del carnevale, soprattutto del mio carnevale di Fano. Quando da piccolo venivo al carnevale e con mio babbo che suonava nella musica rabita, mi riempiva il cappello di paglia pieno di caramelle, e quindi per me il carnevale di Fano è sempre stato legato a questi ricordi festosi, soprattutto quando era il momento del getto di cioccolata, di caramelle che... devo dire la verità, io non avevo mai visto un carnevale dove si lanciava così tanto ed era il più bello, il più generoso, il più copioso di cioccolata, di caramelle, e quindi sono molto contento di aver restituito un pochino alla città quello che da ragazzino mi aveva mandato sotto forma di cioccolatini. E infatti nel manifesto il Vulon prende in braccio una ragazzina, prende in braccio me adolescente, me bambino, che mio babbo mi prendeva per mettermi sopra le spalle per farmi riprendere le caramelle. Il Vulon è il simbolo del carnevale, è la maschera del carnevale, e mi piaceva che avesse questo aspetto bello rubicondo, un po' Totoro, un po' Miyazaki, un po' Giappone, che poi sono anche i miei riferimenti culturali, artistici di riferimento. Nel frattempo, all'interno degli hangar di Viale Piceno, i carristi sono al lavoro per la realizzazione delle maestranze che sfileranno su Viale Gramsci nelle domeniche del 5, 12 e 19 febbraio. Il tema di quest'anno sarà In viaggio con il Vulon, la cui meta cambierà per ogni edizione. Quella del 2023 sarà Spazio all'arte. Un viaggio che durerà 4 anni, accompagnati dal Vulon che ci porterà verso il futuro, verso la tecnologia, senza dimenticare mai la tradizione. Quest'anno diamo spazio all'arte, quindi uniamo queste due parole, scienza e arte, come ci ricorda Vitruvio, e andiamo appunto verso il futuro. Grande entusiasmo dunque da parte degli organizzatori, che finalmente vedono tornare la manifestazione alle origini con sfilate, getto di cioccolate ed eventi collaterali dopo le restrizioni degli ultimi anni. Sì, tornando alla formula piena e di più, perché tutto il mese di febbraio ci saranno eventi dedicati al carnevale, come poi è giusto che sia, perché Fano è città del carnevale, di conseguenza deve pensare al carnevale tutto l'anno e sicuramente il mese di febbraio.